Dal 27 gennaio la Vecchiato Art Gallery di Padova presenta Corpi e piegature, affascinanti opere del rinomato artista calabrese Cesare Berlingeri. Cresciuto nell'ambito della pittura informale, negli anni è stato in grado di stravolgere e di inventare un modo originale di fare arte. Definirlo semplicemente un pittore non renderebbe giustizia alla sua figura di artista polivalente e alla sua tecnica del tutto personale. Le opere presentate infatti sono delle vere e proprie installazioni, volumi che si animano attraverso piccoli movimenti della tela. Lavora sulla monocromia dei colori, sulla purezza dei suoni che diventano poi forma. Quasi un pittore della scultura dove ogni opera diventa un'esperienza, un evento totale. Come ti è sembrato questa sera anche la presenza del pubblico qui questa sera? Ma sai, questo è un pubblico della Vernice, poi la Galleria Vecchiato è molto conosciuta qui a Padova, quindi sono più suoi, diciamo, collezionisti e anche miei amatori. Cosa rappresenta la città di Padova per lei? Ma per me rappresenta, intanto le devo dire che la città di Padova, quando io ero giovane, 30 anni fa o 40 anni fa, nel visitare la Cappella degli Scrovegni scoprì forse una parte che mi apparteneva, che avevo dentro della pittura, vedendo questo grande cielo blu di Giotto che riusciva a legare insieme tutto il racconto della Genesi. Per me fu una scoperta grandissima. Padova è una città magnifica, non solo per l'arte, è una città perché è una città che ha una sua storia, una radice lontana e anche una grande cultura. A Padova sono, diciamo, che è la mia città spirituale d'adozione. Non faccio una mostra a Padova da 3 anni, ma questa è una mostra più completa in quanto parte dal 2005 al 2010, quindi ci sono opere di 5 anni, è una piccola antologica, diciamo, sul mio lavoro, dove comprende le mie tele piegate. Cosa significa per lei l'arte? Ah, questa è una domanda da 10 milioni di dollari, non certo. Da 1 milione di dollari. Non, per me l'arte è l'arte, come lo è per lei, come lo è per tutti gli esseri umani. Senza l'arte l'uomo non potrebbe vivere. L'uomo si distingue dagli animali perché fa arte, cioè da altri esseri, perché ha questa capacità di prendere una zolla di terra o di un'altra materia e trasformarla in un discorso linguistico, cioè trasformarla in poesia se ne è capace. Un artista piglia una materia, la trasforma in un'altra cosa che diventa ancora un'altra cosa, e questo è un miracolo. L'arte nasce o per caso o per miracolo, lo diceva un grande scrittore, ma questa è la verità. L'arte è un attimo di purezza tra l'uomo e la materia. La considerevole affluenza di pubblico riscontrata alla Vernice ha confermato la scelta della Vecchiato Art Gallery, rinomata per essere capace di anticipare e guidare le nuove tendenze artistiche. La galleria segue Cesare Berlingeri da ben 8 anni, credendo fortemente nella sua espressione poetica e nella tacita potenza delle sue creazioni. È un artista che si pone, diciamo, nella storia dell'arte in una maniera molto contemporanea e ha una soluzione innovativa che direi interessantissima. È un artista che noi seguiamo da circa 8 anni ed è la prima volta che espone in questa galleria con questa mostra dedicata soprattutto ai corpi, che sono la novità dell'artista, e direi che la mostra parla un po' da sola. Per me è un grande,
è uno soprattutto un puro, un poeta dell'arte, e oggi come oggi diciamo artisti che si portano su questo, su questa linea di astratto, vorrei dire, è difficile che trovino qualcosa di nuovo da dire. Lui invece è uno che continua sempre a progredire. Sembra che il padovani sono molto interessati a questa opera d'arte. Io ho visto che Padova, tutto sommato, ha un pubblico piuttosto attento, ci segue, e io direi che è soddisfazione per noi. Una mostra completa, diciamo, quindi gli spazi sono idonei, quindi invito il pubblico che ha voglia anche di immergersi in questo mondo, in queste tele piegate di Cesare Berlingeri. Quindi siamo in via Alberto da Padova 2, volentieri siamo qui ad accogliere il pubblico.